Allora, buon pomeriggio a tutti e bentornati a questa lezione di meccanica dei robot. In questa lezione quello che vogliamo fare è un esempio dell'analisi della cinematica differenziale della statica per un semplice manipolatore parallelo. Quindi, in particolare, quello che andiamo ad analizzare è esattamente questo manipolatore RPRRR, quindi denominato in questo modo perché questa sigla va a caratterizzare la tipologia dei giunti che vanno a collegare i vari membri di questo manipolatore. Quindi, questo manipolatore abbiamo visto è un manipolatore che è caratterizzato sostanzialmente per come l'abbiamo diciamo strutturato da una gamba di sinistra costituita da due giunti, un giunto rotoidale e un giunto prismatico, e una gamba di destra costituita semplicemente appunto da un link incennerato al telaio da una coppia rotoidale. Il coupler o end effector di questo manipolatore parallelo è questo corpo individuato, indicato di verde, con il suo sistema di riferimento T con E di X e il sistema di riferimento solidale al coupler, appunto funzione della configurazione del coupler. In particolare identifichiamo con O con 1 la cerniera qui della gamba sinistra, cerniera passiva, quindi non attuata, con il punto O con 5 la cerniera attiva, quindi a cui è applicata una coppia dall'esterno, identificata, posizionata nel punto O5, e dalle due cerniere mobili nei punti A e B, che qui sono riportati, d'accordo? Quindi qui sono riportate anche le varie, diciamo, dimensioni A con 1 e A con 2 che rappresentano le distanze fra l'origine della terna end effector e relativamente ai punti A e B, la lunghezza Q2 della gamba di sinistra, l'angolo Q con 1 di rotazione della gamba di sinistra rispetto all'orizzontale, quindi orizzontale, diciamo, del telaio, e l'angolo Q5 che rappresenta l'orientazione della gamba di destra. Vedremo successivamente che la posizione dell'origine della terna T con E solidale al coupler sarà individuata dalle coordinate X con E e Y con E, quindi le coordinate di questo punto qua, mentre l'orientazione rispetto all'orizzontale sarà individuata con l'angolo θ con E. Quindi andiamo a vedere un attimo la configurazione del sistema in esame, diciamo per quanto ci riguarda, è rappresentata da Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Okay? Quindi potremmo utilizzare questo vettore come configurazione per rappresentare il sistema. In particolare, scegliendo questa come configurazione, avremmo che n uguale 5, cioè abbiamo 5 di fatto coordinate. Quindi 5 componenti del vettore di configurazione per rappresentare univocamente appunto la postura del manipolatore. E possiamo determinare qual è la configurazione minima utilizzando la formula di Grubler. Quindi in particolare cosa diciamo? Diciamo che nel nostro sistema abbiamo 4 corpi rigidi, quindi 1, 2, 3 e 4. Ciascuno nel piano a 3 gradi di libertà, quindi 3 per 4, 12 gradi di libertà complessivi. Dopodiché, quali sono le coppie rotoidali prismatiche, quindi diciamo, i gradi di vincolo, no, presenti nel nostro sistema? Noi sappiamo che abbiamo 1, 2, 3, 4 coppie rotoidali, ciascuna delle quali elimina 2 gradi di libertà, e poi abbiamo una coppia prismatica, e anch'essa elimina 2 gradi di libertà perché consente soltanto lo scorrimento relativo fra questo corpo e questo. Quindi, in definitiva, in totale ci sono 5 coppie fra prismatiche e rotoidali, ciascuna delle quali toglie 2 gradi di libertà, quindi 2 per 5 è 10, per cui 12 meno 10 fa 2, 2 sono di fatto i gradi di libertà del sistema, quindi la configurazione minima sarà composta da un vettore identificato da due componenti. In particolare, quello che possiamo fare è scegliere appunto m uguale 2, quindi la dimensione della configurazione minima, che è uguale anche al numero di giunti attuati e sensorizzati, che in questo caso sono esattamente gli stessi, Quindi i giunti che sono attuati sono anche sensorizzati. In particolare, in questo caso, i giunti attuati
attuati e sensorizzati sono QA uguale QS e sono esattamente Q2 e Q5, ok? Quindi l'angolo Q2, l'elongazione Q2 e l'angolo Q5, quindi quelli che qui sono stati, vedete, disegnati in rosso, quindi con questa coppia prismatica, la sua, diciamo, se volete, elongazione rappresentata di fatto dalla lunghezza completa di questa gamba Q2, che può variare nel tempo, è una variabile controllata, quindi attuata e sensorizzata. Allo stesso modo, la rotazione della coppia rotoidale della gamba destra rispetto al telaio, questo angolo Q5 qua, è una variabile attuata e sensorizzata. Di conseguenza, le variabili non attuate e non sensorizzate saranno esattamente Q1, Q3 e Q4. Quindi questo angolo Q1 non è né attuato né sensorizzato, Q3 non è né attuato né sensorizzato e Q4 non è né attuato né sensorizzato. Vi faccio notare che Q3 è l'angolo formato dal coupler rispetto alla, diciamo, direzione individuata dalla prima gamba. Allo stesso modo, Q4 è la rotazione del coupler rispetto alla seconda gamba, Q4. Quindi, se volessi andare a selezionare le variabili attuate e sensorizzate, sulla base dell'ordinamento delle Q all'interno del vettore Q, ho che le variabili attuate e sensorizzate sono la Q2 e la Q5, quindi sono in posizione 2 e in posizione 5. Per cui la matrice di selezione avrà uno 0, 1, 0, 0, 0 e 0, 0, 0, 0, 1. Quindi avrò soltanto qui un 1 in posizione 2 e un 1 in posizione 5. E, diciamo, in maniera complementare, le variabili non attuate e non sensorizzate saranno esattamente le variabili 1, 3 e 4. E quindi per questa riga avrò un 1 in posizione 1, poi avrò un 1 in posizione 3 e qui un 1 in posizione 4. D'accordo? Mentre la configurazione dell'end effector, come dicevo prima, è individuata dalle coordinate x con e y con e dell'origine della terna t con e solidale al coupler e θ con e che rappresenta l'inclinazione rispetto all'orizzontale del coupler, quindi questo angolo θ con e. Quindi questo descrive il nostro sistema, come peraltro abbiamo già fatto. Quindi se attacchiamo l'analisi da un punto di vista, diciamo, di cinematica differenziale e di conseguenza subito anche di statica del manipolatore, quello che possiamo fare, possiamo andare ad esempio a scriverci a far cosa, diciamo, andiamo di fatto a rimuovere i giunti che collegano le gambe col coupler, quindi di fatto diciamo rimuoviamo il giunto in A e il giunto in B, e in particolare analizziamo la nostra prima gamba, quindi la gamba di sinistra, esattamente questa gamba qua. E cosa facciamo? Vogliamo subito andare a scrivere la relazione che ci esprime il giacobiano rispetto per la gamba 1. Solo che per allenarci, se volete, possiamo andare a calcolarci, invece che il giacobiano J con 1 della gamba di sinistra, il giacobiano 1 trasposto. Quindi il giacobiano 1 trasposto sarà una matrice che, preso in ingresso il branch nel collegamento fra questo link e il coupler, viene sostanzialmente applicato alla gamba, e di fatto questo branch W1 mediante il giacobiano trasposto viene trasferito come azione sulla coppia al giunto Q1 e come effetto, diciamo, di allungamento e accorciamento sulla coppia prismatica 2. D'accordo? Quindi questo è esattamente. Per cui se consideriamo questo disegno, quello che facciamo è andiamo a scrivere cosa rappresenta il W1? Il W1 sarà un branch che avrà una componente di forza Fx orizzontale, Fy verticale e un momento attorno all'asse Z. Quindi qui stiamo facendo direttamente una analisi ridotta al caso bidimensionale, perché sia più semplice. Quindi qual è l'effetto del nostro J1 trasposto? J1 trasposto dovrà essere una matrice che, prese in ingresso queste tre componenti del branch in 2D applicato, diciamo, in questo punto della gamba di sinistra, mi va a mappare l'effetto di questo branch in termini di tau1 e tau2, cioè per tau1 di coppia attorno a questo giunto, ok? Quindi la coppia risentita a questo giunto, e tau2 la forza, diciamo, risentita
Quindi la forza che viene diciamo, trasmessa attraverso questa coppia prismatica. Quindi qui la cosa è piuttosto semplice, perché di fatto il giacobiano non andrà altro a avere questa funzione, cioè vado in pratica a fattorizzare l'effetto del momento, per quanto riguarda la prima componente di τ1, vado a fattorizzare il momento rispetto a questo punto causato da fx, fy, mz. Quindi Fx è una forza diretta verso destra, ha un braccio rispetto a questo punto qua pari esattamente a Q2 per il seno di Q1, ok? Soltanto che questa forza qua fa ruotare attorno a questo punto di una quantità in questa direzione, che è una direzione, nel nostro caso, negativa, perché noi misuriamo le direzioni positive in senso antiorario. Di conseguenza, qui avrò che il momento è Fx per questo braccio, ma col segno meno. Quindi se fattorizzo rispetto a Fx, qui avrò esattamente il braccio cambiato di segno. Dopodiché, se qui ho una forza Fy, questa forza avrà un braccio rispetto a questo polo pari a Q2, che è la lunghezza, no? Per il coseno di Q1, questa forza mi fa un momento in senso antiorario positivo, quindi qui il braccio deve essere preso con segno positivo. D'accordo? Ah, il momento attorno all'asse Z, ovviamente in verso positivo, andrà direttamente a mapparsi come un effetto sul τ1. D'accordo? Quindi questa è una cosa piuttosto semplice. Per quanto riguarda invece l'effetto del τ2, dovrò semplicemente andare a guardare che se ho una Fx diretta in questo modo, e questo è l'angolo Q1, formato rispetto alla presuppuzione di questo, la componente in questa direzione di questa forza andrà come Fx per il coseno di Q1 in verso positivo, perché τ2 l'ho preso positivo in elongazione. Quindi se vado a fattorizzare rispetto a Fx, qui mi ci rimarrà semplicemente il coseno di Q1, una Fy rispetto a questa direzione andrà come il seno di Q1. E quindi fattorizzando rispetto a Fy avrò Fy per il seno di Q1, e ovviamente un momento non ha nessun effetto sulla forza τ2, che sì, forza ovviamente diciamo lineare misurata in newton, che si trasmette, che viene applicata diciamo quindi cercare di allungare o scorciare questa coppia prismatica. Quindi qui l'effetto è zero, d'accordo? Quindi vedete qui quello che andiamo direttamente a generare è il nostro J con 1 trasposto. Quindi questa, se volete, è l'interpretazione statica del giacobiano trasposto. E in termini cinematici, naturalmente, noi sappiamo che se questo è il J con 1 trasposto, se noi lo trasponiamo, quello che otterremo sarà il J con 1. Quindi J con 1 sa non sarà altro che la mappa, la matrice, che prese in ingresso le velocità ai giunti Q1 punto e Q2 punto di elongazione, mi rappresenta il twist di un sistema di riferimento solidale all'end effector di questa gamba di sinistra. E quindi J con 1 non sarà altro che quello che mi trovo qui, che sarà di fatto questa matrice qua trasposta, che rappresenta esattamente questa quantità. Ok? Quindi, come abbiamo fatto per la prima gamba, possiamo fare la stessa cosa anche per la seconda gamba. Quindi andiamo subito a calcolarci il giacobiano trasposto in termini statici. Per cui, se isoliamo la gamba di destra è formata semplicemente da un link incernerato al telaio. Andiamo ad applicare la Fy e il momento mz, e andiamo a guardarci qual è l'effetto di questo branch in termini di coppia a questo giunto qua. Quindi vediamo evidentemente che questa forza Fx ha un braccio che sarà esattamente L2 per il seno di Q5. Naturalmente, se questo Fx è positivo, il momento è diretto in questo modo rispetto a questo punto, per cui sarà per noi negativo. Di conseguenza, quando fattorizziamo questa espressione rispetto a Fx2, qui ci metteremo un segno meno davanti, meno L2 per il seno di Q5. Mentre una Fy ovviamente avrà un braccio che è pari a L2 per il coseno di Q5, e l'mz naturalmente si andrà a riflettere direttamente sul valore della coppia applicata a questo giunto, e quindi qui avrò un 1, d'accordo? Quindi naturalmente questo giacobiano trasposto è semplicemente un vettore riga, perché
dalle componenti, da un branch che ha tre componenti, naturalmente dovrò avere in uscita un'unica componente scalare che rappresenta la coppia applicata a questo giunto rotoidale. Quindi, in termini cinematici, se vado a trasporre questo J con 2 trasposto, ottengo un vettore colonna che non rappresenta altro che la mappa che moltiplicata per la velocità Q5 punto di questo giunto mi dà il twist di questo link qua. E quindi il J2 avrà esattamente questa espressione. D'accordo? A questo punto, quello che possiamo fare, avendo rimosso i giunti, andiamo a trattare cosa succede al coupler. Quindi costruiamo la matrice di Grasp per il coupler, quindi per questo corpo verde. Come andiamo a ragionare? Andiamo a ragionare in questo modo. La matrice di Grasp cos'è? È una matrice che abbiamo identificato con simbolo G grande che va a condensare l'effetto dei branch ai giunti rispetto al polo E. Quindi noi dobbiamo considerare di avere due branch, diciamo, completi. In questo caso siamo direttamente nel piano 2D, quindi semplifichiamo delle componenti che non ci interessano. Quindi questa matrice di Grasp, prese in ingresso le W, che sono la W1, cioè il branch che gli arriva al coupler dal contatto con la gamba 1 e il branch che arriva al coupler nel contatto con la gamba 2, dovrà andare a mapparsi questo branch complessivo in un branch scritto rispetto all'end effector, cioè rispetto a questo polo E. Okay? Quindi in particolare la matrice di Grasp sarà formata da due parti, una G1 e una G2, che rispettivamente si prendono cura di trasformare il W1 e il W2 rispetto al polo E. Quindi se in questo caso noi, questa è una cosa molto importante da notare, siccome per la descrizione anche dei giacobiani stiamo impiegando ovunque le componenti nel sistema di riferimento fisso S0, quindi questa è una cosa che vi invito a guardare, quando abbiamo scritto ad esempio i giacobiani per le gambe, noi i giacobiani li abbiamo scritti in componenti di un sistema di riferimento S0 che è esattamente quasi questo, quindi che ha questa come X, questa come Y e la Z uscente dal foglio. Quando lavoriamo con i giacobiani in componenti S0, per essere coerenti dobbiamo lavorare anche con le componenti della matrice di Grasp nello stesso sistema di riferimento. Quindi, dato che stiamo impiegando ovunque le componenti in S0, sistema di riferimento fisso, anche la matrice G deve essere scritta in componenti nel sistema di riferimento S0. Ok? Quindi, una matrice di Grasp, in particolare nel piano, vedete cosa farà? Se io qui devo ridurre rispetto al polo E un branch scritto, diciamo, scritto rispetto al polo P, quindi in cui la forza è applicata qui, Fx, Fy, e il momento è mz. Se devo ridurlo rispetto al polo E, naturalmente il momento mi si traduce esattamente uguale a se stesso, mentre per quanto riguarda le forze Fx, Fy, le trasporto direttamente qui, qui c'ho la Fx e qui ce l'avrò Fy, ma a seguito del fatto che ciò queste componenti Fx e Fy applicate qui dovrò avere i momenti di trasporto. In particolare, questa forza Fx avrà un braccio Y con un contributo negativo, perché mi fa girare in senso negativo, mentre questa Fy avrà un braccio pari a X con un contributo positivo, perché mi fa girare in verso positivo. Quindi se vado a scrivere l'espressione del branch ridotto rispetto a questo polo, quando traduco un branch applicato in P che dista X e Y da E, vedete che naturalmente la matrice sarà 1, 0, 0, 0, 1, 0, quindi queste si prendono cura semplicemente di tradurre Fx, Fy rispetto al polo E, mentre meno Y, X, 1 si prenderanno cura di rappresentare il momento di trasporto dovuto alla Fx, alla Fy e esattamente di trasportare il momento rispetto al polo E. Quindi questo è mz che rimane uguale a se stesso, in virtù del fatto che qui ci ho messo 1. Quindi questo è, se volete, la matrice template che noi possiamo utilizzare per trasportare branch nel piano. Quindi semplicemente applicheremo questa cosa in un caso dovendo andare, diciamo, fra E e A, ok? Quando scriveremo la matrice G con 1. E quindi vedrete che questa matrice ha semplicemente 1, 0, 0, 0, 1, 0, esattamente come qui sopra. E come componenti rispetto al momento dovrò prendere le componenti di questo vettore scritto rispetto al sistema di riferimento S0.
Quindi i componenti per questo vettore avrebbero componenti sia x che y, diciamo entrambe negative, perché puntano dall'alto verso il basso a sinistra, ma qui ci va la versione meno y, quindi qui avrò a1 per il seno di teta e, qui avrò la x senza averla cambiata di segno, quindi qui avrò meno a1 coseno di teta e, qui avrò esattamente 1. Quindi questa è la matrice di Grasp G con 1 che traduce questo branch rispetto a questo polo, scritte rispetto al sistema di riferimento S0 come componenti. Mentre la matrice di Grasp G con 2 dovrà tradurre questo branch rispetto a questo polo. Quindi il vettore che devo considerare sarà il vettore EB, che sarà questo vettore qua, che ha componenti A con 2 per il coseno di teta E, quindi questa componente qua è A con 2 per il coseno di teta E, mentre questa componente qua sarà A con 2 per il seno di teta E. D'accordo? Quindi la componente Y col segno cambiato lo devo mettere qui, sulla base di cosa mi dice questo template, mentre la componente orizzontale con il segno originale lo metto qui, in base a cosa mi dice questo template, e qui ci riporto 1. D'accordo? Quindi il W con E lo identificherò come Fx e Fy con E mzE, che sarà, diciamo, l'uscita dalla moltiplicazione del branch completo, diciamo che avrà, sarà due branch giustapposti, ciascuno a tre componenti, quindi questo W sarà un branch a sei componenti, che moltiplicato per questa matrice di Grasp complessiva mi darà esattamente questo W con E. Quindi la matrice di Grasp, semplicemente giustapponendo le due matrici G1 e G2, sarà esattamente una matrice con queste dimensioni, cioè sarà una matrice 3x6, perché deve prendere l'ingresso le sei componenti del branch dati dai due branch, e in uscita mi darà sostanzialmente l'effetto del branch somma scritto rispetto all'unico polo E, che è il sistema di riferimento solidale, diciamo un polo sull'end effector. D'accordo? Quindi questo è come si va a costruire. A questo punto si vanno a caratterizzare i vincoli rimossi fra le gambe e l'end effector, no? Quindi, come abbiamo visto, le coppie rosoidali nel piano che collegano le gambe all'end effector concedono appunto nel piano dei moti il cui, diciamo, span, il cui spazio immagine è dato da vettori 001, 001, perché sono entrambe delle cerniere con asse diretto come l'asse Z. Quindi le matrici il cui nullo coincide con il range di F con I sono esattamente le matrici 1, 0, 0, 0, 1, 0 e, analogamente per quanto riguarda, diciamo, la cerniera nel punto B, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Vi faccio notare che queste matrici, come abbiamo visto, sono interpretabili, diciamo, come delle matrici anche di selezione che mi vanno a selezionare le componenti lato gamba e lato Kappler, okay, le cui velocità devono essere identiche. Okay? Quindi mi selezionano le direzioni in cui le velocità relative si devono annullare, okay? Che quindi sono esattamente i tipi di vincoli prescritti dai disgiunti che sono stati rimossi nella fase iniziale, che qui vengono ripristinati. Quindi la matrice H complessiva è una matrice diagonale a blocchi che risulterà una matrice 4x6. Okay? Quindi essendo queste matrici 2 per 3 organizzati in questo blocco qua e in questo blocco qua, questa sarà una matrice 4x6 con qui esattamente un blocco di zeri 2x3 e qui un blocco di zeri 2x3. Il giacobiano complessivo, come abbiamo visto, data la struttura del nostro sistema, sarà una matrice diagonale a blocchi in cui avrò qui nel primo blocco la J con 1 della prima gamba e qui nel secondo blocco la J con 2 della seconda gamba. Quindi questa matrice sarà una 6x3, d'accordo? Perché è giustapposto in questo modo, dove vi faccio notare che essendo appunto questa matrice essendo una 3x2, questo blocco dovrà essere un 3x2, mentre essendo questa matrice una matrice 3x1, questo blocco qua dovrà essere un blocco di zeri 3x1, quindi attenzione, in questo caso, alla differenza fra questi blocchi di zero. Naturalmente
Questo perché il giacobiano complessivo sia una matrice rettangolare 6x3. E avendo costruito la matrice di Grasp in questo modo, naturalmente la matrice di Grasp trasposta sarà una matrice 6x3. D'accordo? Quindi sarà esattamente come effetto la matrice che va a mappare, diciamo, l'unico twist del coupler scritto rispetto al polo E nei due twist del coupler scritto però rispetto ai punti A e B, cioè in corrispondenza dei punti in cui ci sono i giunti di collegamento con la gamba 1 e con la gamba 2. A questo punto, come andiamo a scrivere in maniera condensata i vincoli sulle velocità? Beh, naturalmente il vincolo fra velocità ai giunti e la velocità dell'end effector è scrivibile esattamente in questo modo. Quindi, in questo modo perché andiamo a scrivere che quello che stiamo scrivendo di fatto è che nelle direzioni, diciamo, nelle direzioni in cui è impedito il moto relativo fra coupler e gambe, la velocità relativa deve essere nulla. Questo è esattamente il significato delle equazioni di vincolo in forma Pfaffiana che andiamo a scrivere, in cui vedete, qui abbiamo già direttamente fattorizzato rispetto alle nostre, diciamo, velocità generalizzate del sistema, che sono costituite dalle velocità alle gambe e il twist dell'end effector, okay? In cui nel piano il twist nell'end effector è semplicemente scrivibile come la x punto con E, la y punto con E e la theta punto con E. D'accordo? Quindi diciamo nel piano non c'è differenza fra twist di fatto e derivate di una parametrizzazione di SE2, che sarebbe una configurazione generica nel piano del coupler. D'accordo? Quindi in questo caso si ha un effetto semplificato. Per cui possiamo adesso andare, diciamo, a esplicitare la struttura a blocchi della matrice di vincolo, okay? Diciamo, raggruppandolo in base all'appartenenza ad una gamba piuttosto che a un'altra. Quindi vedete, qui ho partizionato sostanzialmente questo blocco di colonne che sono riferite alle Q1 punto, Q2 punto, che sono di fatto relative ai giunti della gamba di sinistra, cioè della prima gamba. Mentre questa unica vettore colonna è relativa al giunto Q5 punto e questo, diciamo, blocco di colonne è relativo al twist dell'end effector. D'accordo? Quindi se volete questo partizionamento è nato in maniera naturale perché queste sono le velocità ai giunti della prima gamba, questa è la velocità ai giunti della seconda gamba, questo è il twist dell'end effector. Invece, se volessi esplicitare la struttura a blocchi, non in base al raggruppamento rispetto alle gambe, ma in base al fatto che i vincoli, no, scusatemi, i giunti, questo lo correggiamo, quindi non in base al fatto che, ma che piuttosto che i giunti sono attuati o non attuati. Qui vedete andiamo a colorare in maniera differente, quindi coloriamo, diciamo, di verde i giunti attuati che sono Q2 e Q5 e di giallo l'unico giunto non attuato delle due gambe che è il giunto Q1. D'accordo? Quindi vedete, lavorando come abbiamo visto nelle lezioni precedenti, quindi utilizzando le matrici di selezione, possiamo qui andare a costruirci, andare a scrivere di fatto il giacobiano relativo ai giunti non attuati, che è relativo semplicemente a questa componente, quindi questo sarà esattamente un vettore colonna, mentre questo è, diciamo, direttamente il blocco HJ con A relativo ai giunti attuati, che sarà relativa a queste Q punto con A, quindi questi saranno di fatto un blocco con due colonne associati alla Q2 punto e Q5 punto, mentre quest'ultimo blocco di colonne è esattamente rimasto invariato, perché il twist all'end effector è sempre uguale al twist di prima, e quindi queste colonne qua sono esattamente queste colonne qui. Quindi esplicitamente, se lo voglio rappresentare, ottengo questa scrittura qua. Quindi vedete, in cui qui si vede abbastanza bene in evidenza che questo è l'HJ con A barra relativa alla Q1 punto,
che è la velocità, diciamo, angolare del giunto rotoidale della gamba di sinistra, che è un giunto non attuato, mentre queste due colonne sono relative alla Q2 punto e Q5 punto, quindi la velocità di elongazione del giunto attuato della gamba di sinistra e la velocità angolare del link della gamba di destra, che è l'unico link della gamba di destra, no? Mentre questo blocco di colonne qui appunto è relativo al twisted end effector, che qui è rappresentato di arancione, Quindi di fatto queste equazioni di vincolo sono 1, 2, 3, 4 equazioni di vincolo nelle 6, diciamo, velocità aggiunti e generalizzate del coupler, che rappresentano le equazioni di vincolo che prescrivono sostanzialmente la chiusura in termini di cinematica differenziale della nostra catena cinematica parallela. Quindi, quello che possiamo fare è una discussione sulla struttura cinetostatica del manipolatore, per cui i vincoli cinematici esattamente in questa forma qua, questa che ho appena scritto e che qui ho riportato, ok? Quindi esattamente queste sono quelle che ho scritto nella pagina precedente, rappresentano le equazioni in forma Pfaffiana che ci garantiscono che la struttura cinematica in catena chiusa sia effettivamente chiusa e rimanga chiusa. Se noi adesso andiamo esattamente a calcolare di fatto la trasposta di questa matrice Pfaffiana di vincolo, possiamo utilizzare le sue componenti, quindi in particolare la trasposta di questo blocco sarà esattamente la matrice che moltiplicata per le W tilde rappresenterà le coppie aggiunti non attuati, che dovranno naturalmente essere uguali a zero per definizione di giunti non attuati. Mentre la trasposta di questo blocco moltiplicato per le W tilde, ora vediamo in dettaglio cosa sono, rappresenterà esattamente le coppie, diciamo, le coppie forze aggiunti attuati, quindi se volete le forze generalizzate aggiunti attuati, che nel nostro caso saranno una coppia prismatica per quanto riguarda la gamba di sinistra e una coppia rotoidale per la gamba di destra, e il trasposto di questo blocco, no? Sarà esattamente la matrice da mettere qui, che moltiplicata per W tilde mi dà il W con E. D'accordo? Cosa importante da notare, cosa rappresentano queste W tilde? La W tilde va ad impilare le sole componenti delle reazioni vincolari che possono esistere in corrispondenza dei vincoli di collegamento fra le gambe e il coupler che sono stati rimossi. Quindi in particolare nelle prime due posizioni ci sono le componenti della reazione vincolare nella cerniera A, mentre nelle seconde due componenti ci sono le componenti della reazione vincolare nella cerniera B. Quindi naturalmente sia nella cerniera A che nella cerniera B le uniche componenti di branch che ci possono essere sono soltanto delle forze, le componenti Fx e Fy, perché essendoci delle cerniere, avendo rimosso delle cerniere in corrispondenza di quei vincoli non ci può essere un momento concentrato. Per cui le W tilde hanno esattamente il significato di rappresentare le sole componenti delle reazioni vincolari che possono essere trasmesse attraverso il vincolo che è stato rimosso. Ok? Quindi Fx, Fy in corrispondenza della cerniera A, Fx, Fy in corrispondenza della cerniera B. E se guardate, in effetti, l'effetto di moltiplicare H trasposto per W tilde, come abbiamo detto, essendo H trasposto, diciamo, una base del branch, H trasposto per W tilde va a ricostruire esattamente il branch che viene poi trasmesso attraverso quella gamba al coupler. Quindi in particolare questa scrittura rappresenta esattamente l'equilibrio del manipolatore. Ok? Qui se volete, come abbiamo visto, dalle reazioni vincolari che effettivamente possono nascere nelle cerniere, si va nelle prime due equazioni ad andare a scrivere le coppie aggiunti non attuati e le coppie aggiunti attuati, e mediante l'ultima scrittura si va esattamente a scrivere l'equilibrio del coupler.
Quindi in questo caso la matrice di vincolo ha rango piano righe, quindi pari a 4, di conseguenza il nullo di A trasposto è pari a 0. Quindi il sistema in questo caso non ha forze strutturali interne. Mentre se vogliamo andare a calcolare le sole forze interne, queste si possono andare a calcolare come una base del nullo di GH trasposto. Okay? Quindi esattamente il nullo di GH trasposto. Se questo nullo esiste e è diverso da 0, significa che sussistono delle W tilde che sono diverse da 0, ma che non vanno ad alterare l'equilibrio del coupler, d'accordo? Quindi in questo caso, in particolare, se noi prendiamo la GH trasposto, questa matrice è una matrice 3x4, ha un nullo di dimensione 1 perché ha rango pieno righe, di conseguenza il nullo di GH trasposto è dato dallo span di questo vettore che è coseno di teta con E, seno di teta con E, meno coseno di teta E, meno seno di teta E con E, che ha un significato abbastanza evidente, nel senso che se qui ho una forza che naturalmente è diretta, ok, sulla cerniera 1 e sulla cerniera 2, esattamente inversi, uguali e contrari, ok, quindi in particolare nel contatto 1 ho coseno, seno, e qui ho meno coseno meno seno, queste due forze, seppur diverse da zero, si fanno equilibrio, quindi vanno, diciamo, a stringere, a creare uno stato di tensione per il coupler, e però non vanno a cambiarne l'equilibrio, d'accordo? Quindi questo è esattamente l'effetto delle forze interne corrispondenti al nullo di GH trasposto, che naturalmente sono diverse da zero, ma corrispondono ad un'azione netta nulla sull'end effector. Ora, nel caso specifico, però, per poter esercitare le forze interne in una configurazione generica, occorrerebbe anche che il primo giunto fosse attuato, perché naturalmente se qui avessi una configurazione generica, questa rappresenta la direzione di questo coupler, se questa fosse la direzione esattamente del coupler, per cui vale a generare delle forze interne, questa forza qua avrebbe un momento diverso da zero rispetto a questa cerniera, ok? Ma siccome abbiamo detto che il giunto TA1 è un giunto passivo, non attuato, questa cosa non si potrebbe avere senza violare l'equilibrio a rotazione della prima gamba, eh? Quindi esattamente quello che succede è che nel nostro sistema questa equazione che TA1 a barra è uguale a zero, se la vado a esplicitare, andrebbe esattamente a specificarmi che questa tau con 1 è uguale a 0, eh? E questa è esattamente la condizione sul fatto che aggiunte non attuati le coppie devono essere nulle. Quindi in questo caso, se vado a risolvere questa equazione viene risolta soltanto nei casi in cui Q3 uguale a 0 e Q3 uguale a pi greco. Quindi solamente nei momenti in cui effettivamente questo manipolatore si trova in configurazione singolare, cioè vorrebbe dire che in pratica il land effector è esattamente allineato con il secondo link della prima gamba. Quindi questa è una condizione naturalmente per cui le forze interne per un manipolatore di questo tipo che ha questa coppia non attuata, questo giunto non attuato, potrebbero verificarsi soltanto nel momento in cui effettivamente il manipolatore si trovasse in singolarità. Però è chiaro il significato, no, della richiesta che la coppia di giunti non attuati debba essere nulla. E quindi naturalmente nel momento in cui andiamo a discutere il funzionamento di un meccanismo parallelo, si possono andare a cercare le condizioni in cui si hanno delle forze interne, ma andare a discutere anche qual è la condizione per cui effettivamente queste forze interne ci possono essere, no? Quindi in questo caso particolare, essendoci questo giunto non attuato, questa condizione è soggetta a un vincolo e si può verificare soltanto in configurazione di singolarità. D'accordo? Quindi questo è un esempio, diciamo così, abbastanza semplice su come si può andare a discutere effettivamente il funzionamento di un meccanismo parallelo, eh? Quindi, se andiamo a riprendere la struttura, diciamo la matrice Pfaffiana di vincolo, quindi questa matrice che abbiamo identificato come matrice A, può essere interessante appunto far notare che le velocità generalizzate del nostro manipolatore devono appartenere al nullo di A.
E quindi si possono anche, diciamo, esplicitare, si può esplicitare, diciamo, il legame fra le velocità aggiunti e le velocità dell'end effector, ad esempio, scrivendo una cosa di questo tipo. Cioè, si possono andare a scrivere che tutte le velocità del nostro sistema, compatibili con i vincoli, possono essere scritte mediante una matrice per dei lambda, lambda 1 e lambda 2, dove questa matrice n è esattamente una base nel nullo della matrice di vincolo A. E con questi lambda che possono essere delle cosiddette velocità generalizzate. Naturalmente, essendo n una base del nullo di A, vale che A per n, come abbiamo visto, è uguale a 0. Quindi queste lambda possono essere, diciamo, considerate delle pseudo-velocità, delle quasi-velocità, e se vogliamo, ad esempio, che queste quasi-velocità corrispondano esattamente a delle velocità attuate, oppure, ad esempio, alla velocità lineare dell'end effector, basta calcolarsi una base del nullo di A, quindi questa matrice n, in modo tale da trovare dei blocchetti, diciamo, fatti in questo modo in opportune posizioni. Quindi, ad esempio, se vogliamo che lambda 1 sia uguale a Q2 punto e lambda 2 sia uguale a Q5 punto, cosa vuol dire? Vuol dire che se questo lambda 1 e lambda 2 sono Q2 punto e Q5 punto, questo blocco qui, okay, che mi va a mappare le lambda nelle Q2 punto e Q5 punto, deve essere esattamente una matrice che è 1, 0, 0, 1. D'accordo? Quindi questa, la versione in cui calcoliamo una base del nullo di A, quindi questa matrice n con questa particolare struttura 1, 0, 0, 1 qui, mi consentirà di fatto di avere come variabili indipendenti la Q2 punto e la Q5 punto e in corrispondenza in uscita tutte le altre velocità compatibili con la chiusura del meccanismo. Mentre se volessi ad esempio andare a pilotare il mio sistema utilizzando naturalmente soltanto due, no? Perché due sono i gradi di libertà indipendenti del mio sistema, quindi due gradi di libertà corrispondenti a delle velocità del coupler, potrei scegliere che lambda 1 è uguale a x punto e lambda 2 è uguale a y con e punto, quindi potrei andare a stabilire di avere qui un 1, 0, 0, 1, in modo tale che questi lambda 1 e lambda 2 corrispondano esattamente alle velocità lineari del punto E del coupler, e di conseguenza mi calcolerei una base del nullo che ha questa particolare, diciamo, struttura. Per cui tutte le altre velocità che mi uscirebbero da questo prodotto sarebbero fondamentalmente pilotate avendo un ingresso del lambda 1 e lambda 2 che in questo caso corrisponderebbero a x con e punto e y con e punto, d'accordo? Quindi se volete qui stiamo facendo semplicemente sulla base di dove vado a collocare questo blocco identità nella struttura della base del nullo, sto facendo cinematica differenziale diretta o inversa del parallelo, perché sto, diciamo, considerando di avere in ingresso delle specifiche sulla velocità o disgiunti attuati oppure direttamente sulle componenti pilotabili del twist del coupler, d'accordo? Quindi, in particolare, data questa equazione di vincolo che abbiamo visto, no? In forma Pfaffiana, se le vado ad esempio a esplicitare in questo caso le lambda 1 e lambda 2 essere uguali esattamente a Q2 punto e Q2 punto e Q5 punto, mi vado a calcolare una base nel nullo in cui in corrispondenza di questo blocco 2x2 ho esattamente la matrice identità, quindi 1, 0, 0, 1, di modo che le lambda 1 e le lambda 2 corrispondano esattamente alla Q2 punto e alla Q5 punto, e che quindi tutte le altre velocità discendano da queste semplicemente mediante prodotto delle velocità indipendenti per la base del nullo che è data da questa matrice. Ok? Quindi questo rappresenta un po' quello che noi andiamo a fare in generale quando studiamo un parallelo. Quindi possiamo andare a scrivere le equazioni di vincolo in forma, diciamo, differenziale, utilizzarle direttamente per scrivere le equazioni legate alla cinetostatica del manipolatore e farci delle interessanti considerazioni da un punto di vista, diciamo, di strutturale, se volete, di funzionamento del manipolatore. D'accordo? Quindi questo conclude la parte sui paralleli e vi ringrazio per l'attenzione.